piccolo video di come sto lavorando per finire lo schienalino e senza ovviamente attrezzature, ma con un po' di fortuna, di fatica, qualche bestemmia. Radio Marilu di sottofondo che sta passando Bob Dylan in questo momento. Ho tagliato le due piastrine che avete visto nelle fotografie sul blog, sul forum di Sposta Riders Italy. Le ho ritagliate da un pezzo più grande di lamiera, erano verniciate, le ho sverniciate con la moletta e adesso le da dritta, praticamente come questa, le ho piegata così con la mazzetta e con l'aiuto di questi pezzi di legno. Tutto questo perché devo andare praticamente a coprire questa parte qua che ha questo scanso e fare una striscia che venga qua in avanti dove poi sopra andrà appoggiato il cuscino. Questa l'ho già piegata praticamente nella stessa maniera utilizzando questo pezzo di legno che qua è leggermente curvo, per cui la lamiera mi va bene insomma per piegarla, e dopo il legno è anche abbastanza morbido per cui non mi fa curve secche e non dà proprio fastidio. Per farla diventare, per darle questa curvatura, allora per darle questa curvatura qua, questa linea in mezzo come vedete piegata, l'ho messa in morsa e poi con la mazzetta con questo pezzo di legno ho battuto così in modo da farle praticamente questo angolo qua secco che sarebbe questo spigolo qua. Quest'altro piccolo angoletto qua l'ho fatto utilizzando un tubo di ferro che ho messo fra la morsa e la lamiera e poi battendo sulla lamiera l'ho ripiegato un po' indietro, poi dovrò fare in qualche altro modo riuscire a piegarla un altro po' per dare sempre la curvatura là, e poi per piegarla in questo modo qua praticamente ho usato questo pezzo di legno e appoggiando la lamiera sul legno ho battuto fino a che non ho dato più o meno la curva che mi serviva. Ogni tanto vado a vedere, a prendere la misura di quanto devo piegare, devo ribatterla un altro po', sono un po', sì. Passiamo da Marilu a J-Ax, Radio Marilu è così, però ogni tanto mi passa gli Iron Maiden, mi passa il buon vecchio Ozzy, ogni tanto sento anche i Motorhead, per cui diciamo che sentire J-Ax o Tiziano Ferro ogni tanto ti fa vivere bene quei momenti in cui ripassano, in cui poi risenti Ozzy o risenti Bob Dylan o i Led Zeppelin. Comunque questo è il modo in cui piego la lamiera, sembra un po' medievale diciamo, però sono abbastanza soddisfatto poi, sono abbastanza soddisfatto poi del risultato finale. E dopo c'è sempre il fattore sfogo che con una mazzetta in mano è il top. Ecco, questo è più o meno come lavoro io per piegare la lamiera. Pubblicherò poi sul post questo video e tutte le foto e vedrete il lavoro finito come verrà fuori.